there'll be no one unless that someone is you. Senti, in una intervista ho sentito cioè, qua in Italia stanno ancora appresso all'indie, mentre invece nel resto d'Europa c'è questo genere di musica che spopola dall'Inghilterra, principalmente dall'Inghilterra. Sì, dall'Inghilterra, aspetta perché è tutto in giro. Dall'Inghilterra viene anche, cioè, su altri, totalmente altri generi, c'è la dubstep, cioè sembra che ora come ora sia l'Inghilterra quella che trascina un po' tutto. Noi che trasciniamo? Cioè, in Italia chi c'è che può fare un po' l'avanguardia, un po' la pipista, su qualche genere, non so, anche sul posto? Che può attirare all'estero, dici? No, che la gente le emula, no? Tipo, in Inghilterra fanno questo genere di musica, piace in tutta Europa, e la gente in Italia inizia a fare un certo genere di musica. Certo. Da loro c'è, cioè, che fanno, cioè li vedremo a fare tipo la Taranta, gli inglesi, che anche se ho scoperto che ci sono alcuni festival di questo tipo anche in Inghilterra, io non credo che faremo grossa tendenza con un certo indie italiano, tipicamente italiano, e questa è un po' la mia opinione, ma perché guardo anche i dati di fatto. In realtà ci sono anche tanti artisti che magari seguo che non sono assolutamente del nostro genere, che suonano anche all'estero, quello sì. Però vedo che chi suona all'estero e raccatta si avvicina un attimo comunque ad atmosfere che sono anche pop folk sostanzialmente. Quando non si parla strettamente di pop, di Laura Pausini, eccetera, si va a parlare di un pop folk che comunque ha un linguaggio universale che magari l'indie, avendo tutta la sua struttura di cantautorale così complicata, introversa, così, all'estero non te la pigliano, cioè nel senso non la colgono. E quindi noi in questo panorama cerchiamo di unire un'ascoltabilità forte a un testo il più possibile interessante, ecco. Che mi diceva Giuliana che avete mandato un po' di richieste, se fatto potete dire all'estero. L'ha detto già. Sì, e diceva che c'era risposta, ma ha detto c'è risposta, non ha detto... No, la cosa l'ho anche detto su un famoso social network stamattina, sfogandomi di questa cosa, perché ho scritto a 90, dico 90 locali in tutta Italia, ho ottenuto 2-3 risposte, per la maggior parte comunque quelle che arrivano sono nell'area fiorentina, perché comunque... Ho scritto a 3, dico 3 locali all'estero, uno in Belgio, 2 a Londra, hanno risposto tutti e 3. Allora mi sono detto, ma se domandare è lecito, magari rispondere è cortesia, ecco, quello è stato il mio pensiero. Se il nostro genere piace o meno all'estero, io spero di sì, però questa non è una prova così netta, ecco. Vi vedremo nei più grandi stadi inglesi. Assolutamente. Io lo sento. Grazie. Sì, lo sento. A vedere le partite. Esatto, poi a fare cosa, però magari ci andiamo. Sì, no, andiamo tutti e 5. Sicuramente il prossimo pezzo è uno di quelli che farete a Wembley, così. Già lo sento. Quello lì, Marti? Sì. Sì, lo faremo. Quello, meno male. Pezzo su cui abbiamo girato un bellissimo video. Ci siamo? Regalami il tuo sogno, Valentina, che poi sei troppo giovane per vivere chiusa in casa. Ma se il tuo desiderio è stare fuori con questa serenata, e tu migliorerai come altre volte chiusa nel tuo armadio. Regalami il rancore, Valentina, non è poi così sano, ma ti fa così carina. In cambio ti raccoglierò una spina, così tu potrai pungere chiunque ti voglia vedere vicino.
there'll be no one unless that someone is you.